Torniamo con il Vangelo in casa, nella casa di Don Marco Dania, che ci accompagna in questo percorso attraverso le letture della domenica. Siamo nella sua chiesa, la chiesa di San Nicolao a Besso, e insieme commentiamo il Vangelo di questa domenica dell'anno C e che quindi ha come filo conduttore il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca che è passato da un'esperienza in cui Gesù ha tentato di dire nella sua città, Nazareth, qual era la sua missione, poi siccome non l'hanno ascoltato è andato a cercarsi i primi discepoli. Ecco, c'è una storia bella di vocazione qui dentro, Don Marco. Certo, ma direi la prima cosa interessante è cercare di cogliere lo stile di Gesù. Gesù non va a predicare nei luoghi del culto, ma va incontro alla gente là dove la gente vive. E nello specifico quest'oggi lo troviamo lungo il mare di Galilea, appunto insieme ai pescatori, e chiede di salire sulla barca di Pietro, proprio per poter parlare da una certa distanza anche alla gente che lo sta seguendo e che è rimasta affascinata dalle sue parole. Come ben sapete, la barca di Pietro rappresenta la Chiesa, dunque il Signore naviga con noi e ci chiede di spingerci al largo, perché tante volte nella nostra vita noi rimaniamo un po' nelle secche delle abitudini quotidiane. Il Signore vuole farci fare un salto di qualità, vuole portarci là dove soffia il vento dello Spirito e là dove probabilmente la pesca è più ricca. L'incontro con Gesù mette a nudo la nostra realtà. Pietro probabilmente era il pescatore più bravo del mare di Galilea. Lungo la notte non era riuscito a pescare nulla, però sulla parola del Signore, perché si fida di Lui, getta le reti e ottiene questa pesca davvero straordinaria. Di fronte a questo evento riconosce il proprio limite, la propria fragilità, appunto il proprio peccato, perché intravede nel Signore Gesù l'inviato di Dio. Probabilmente già ha un'intuizione che si trova di fronte a un uomo straordinario che gli rivela chi egli stesso è, un peccatore. Per questo cade in ginocchio. Ci troviamo in fondo di fronte a una confessione di Pietro. Gesù gli risponde in un modo strano. Secondo te Pietro ha capito quando gli ha detto diventerai pescatore di uomini? Questa, Dante, è davvero una bellissima domanda. Io penso che probabilmente non abbia compreso esattamente tutto, ma abbia intuito qualcosa. In fondo, l'essere pescatori di uomini vuol dire coinvolgere altri uomini nell'avventura della vita. Questa avventura insieme a Gesù che ci invita appunto a spingerci a largo e a gettare le reti. È emblematica questa immagine anche della rete, che sapete che è un'immagine che ormai si usa parecchio, perché tutti in un modo o nell'altro cerchiamo di navigare nella rete, di essere in rete, di metterci in rete. E anche la Chiesa Cattolica di Lugano sta compiendo questo passo. Sono state create le reti pastorali, potremmo chiamarle delle interconnessioni di parrocchie, per cercare di vivere insieme la comunione. Un po' questo il nostro desiderio, per andare tutti insieme a pescare gli uomini, cioè a cercare di trovare l'amo giusto, l'esca giusta per condurli a Gesù. E a proposito di coinvolgimento e di relazioni, è sorprendente, Pietro ha appena pescato, tanto che sfamerebbe i suoi per tantissimo tempo, pianta lì tutto e segue Gesù. E questa è la cosa più affascinante. Siamo alla scelta dei discepoli del Signore, un evento vocazionale. Il Signore fa una chiamata esplicita: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Allora la domanda potrebbe essere questa: io come mi pongo di fronte alla chiamata di Gesù? Mi mantengo sempre legato alle mie abitudini,
a ciò che normalmente faccio o sono disposto davvero a mettermi alla sequela, abbandonando tutto ciò che mi appesantisce per scegliere Gesù? La settimana prossima affronteremo un tema importante che è quello delle beatitudini, ma secondo la prospettiva di Luca. Buona settimana.